pizzafood.tv, siamo a Vighizzolo d'Este, questo è il Pizza Up, la settima edizione, edizione 2013, un sacco di ricerca in questa edizione, qui c'è un autore di una di quelle ricerche che sono tanto famose, Roberto Ghisolfi. Buongiorno Roberto. Grazie. In un minuto raccontaci la tua ricerca. È stata fatta in circa 3 mesi con tantissimi impasti per riuscire ad arrivare a una lievitazione di impasto alla romana, quindi alveolatura molto, molto larga e molto, come si può dire, croccante, soltanto con del germinato e una biga al germinato in 18 ore di lavorazione. E abbiamo avuto uno sviluppo proprio della focaccia romana alla pala, al forno, che è straordinario. Oggi è una giornata straordinaria per noi. Bene Roberto, senti Roberto, una difficoltà in sintesi che hai trovato in questo tipo di ricerca? Non ne ho trovata una, ne ho trovate un milione di difficoltà, perché è una cosa nuova, la farina germinata, e non sappiamo come reagisce, non sappiamo agli stimoli dell'acqua, agli stimoli delle temperature, quindi abbiamo dovuto scoprire proprio tutti i suoi punti deboli e i punti forti. Una volta che siamo riusciti a controllarla, abbiamo ripetuto l'esperimento, e allora si può dire siamo riusciti a fare una focaccia alla romana che forse è l'unica che c'è al mondo in questo momento, senza lievito. Senza lievito aggiunto. Bene, Roberto, grazie Roberto Ghisolfi, questo è pizzafood.tv da Vighizzolo d'Este e Francesco Zazzera.